Ciao ragazze! Allora, vi ricordate questa bella cartellina che abbiamo creato da pochissimo? Vi lascio il link nell'info box. Allora, è bellissima, è favolosa, però poi mi è venuta in mente una cosa, che la mia amica Annalisa scende a Roma in treno e quindi come farà a portarla in treno? Io devo costruire un'altra specie di borsa, di valigetta robusta che non si rovina, in feltro, e ho scelto il colore praticamente Tiffany, che a lei piace tantissimo. Allora, il mio obiettivo è praticamente cucire tutto intorno con un filo un po' più spesso, però non tono su tono, magari ecco sul rosa delicato, questo qui, e fare il punto festone tutto intorno, poi con il feltro che ho tagliato, perché l'ho accorciato un pochino, anzi dovrò drizzare, fare delle belle maniglie con fermacampioni lì, e in modo tale da creare quasi una 24 ore che lei possa portare facilmente in treno, poi decorarla con fiocchi e decorazioni varie. E quindi adesso io andrò a cucire, perché tanto il punto festone lo conoscete tutti. Vado a cucire tutta la parte laterale e poi la decoriamo. Buona visione! Allora, abbiamo passato un po' di punto festone tutto intorno e sta a posto. Adesso dobbiamo fare i manici. Io ho questi due pezzettini, ma secondo me non basteranno. E allora vediamo un po', magari prendiamo un altro po' di feltro. Allora, per fare i manici userò si possono tagliare a mano, ma io, visto che ce l'ho, voglio fare delle striscette con questa, dovrebbero forse bastare, ma se non basta io posso anche fare così, e dunque un po' prima fare anche un rettangolo di diversa lunghezza e andiamo a tagliare. Magari se ci mettiamo il pad, che l'avevo pure preparato, riusciamo a tagliare. Ecco qua. Infatti non ho tagliato un bel piffero. Ecco, sì. E riproviamo. Così almeno è venuto un rettangolo preciso. Mettiamo questo un pochino piccolo, direi. Ok, i manici sono fatti, adesso voglio, intanto che ho la Big Shot qui, approfittiamo per scrivere il logo, e quindi ci serve questa. Allora, io però voglio fare, allora, siccome il filo è rosa chiaro, anche se non si noterà, lo proviamo a fare, ecco qua, con il rosa antico. Allora, vediamo le lettere. Iniziamo a tagliare un po' di lettere e la decorazione la farò sia da una parte che dall'altra. E dunque andiamo avanti. Thank you.
Ecco fatto, la nostra cartellina è pronta, così possiamo facilmente trasportare quest'altra. È la cartellina portacartellina, poi ne farò un'altra per portare il tutto. No, scherzo. Ah, qui si può mettere, infatti mi sa che lo metterò, un altro pezzettino di feltro, o faccio delle farfalle magari a misura, eccetera, oppure anche una specie di fiorellino come questo, questo mi è venuto male, eccetera. E da mettere così, ecco, farò queste a margheritona larghi per nascondere e reggere i, mi sono scordata, ma bisogna togliere la cartellina, i firma campioni. Va bene, questa è un'idea per realizzarvi delle buste capienti per portare cose delicate, spero che vi sia utile. Grazie per avermi seguito, al prossimo video. Ciao ciao!